chiaro che poi, dentro questa inclinazione diversa all'azione, nascono poi tanti casi specifici, tante azioni, comportamenti specifici. E qui invece le cose si complicano, perché in qualche maniera, come dire, non viene tolto all'individuo la specificità delle singole azioni. Non è che tutti gli individui poi si comportino alla stessa maniera nei singoli comportamenti, quando l'altro individuo si presenta con sfaccettature diverse e magari sono tanti diversi individui. No. A me interessa però che questo elemento plasma è al predominio sull'altro. Cosa voglio dire? È chiaro che se mi si presenta un essere che è in preda alla sua mente e io, proprio perché ho imparato invece a vedere ciò che mi si presenta sotto un'altra luce, e ho imparato quindi a vedere e a esprimere la mia azione assecondando ciò che c'è già, se io mi accorgo che l'altro è preda alla sua mente, non è mica che devo assecondare la sua mente. Posso usare, voi direste, strategie di azione. Io dico modalità di comportamento diverso, via via che sempre più in questo usare modalità diverse di comportamento sono di nuovo guidato da una azione che si canalizza su qualcosa che è già configurato. C'è sempre quindi una sintonia anche lì. C'è sempre una sintonia, ma che viene determinato, voi direste, per usare vecchie parole, da un momento di attraversamento che si impone e che mi fa parlare in un certo modo piuttosto che un altro. Che non è determinato dall'azione, dalla specificità dell'azione. No, dell'altro. Che tiene conto della specificità dell'altro. Per esempio, vedo quindi uno che sta ammazzando una persona. No? Certo, voglio dire, ma anche semplicemente uno che tu vedi che se la racconta in lungo e in largo e che è vittima di se stesso e che è veramente autopunente, sì? In quel momento, quanto io più sono accordato con la sfilata, tanto più mi capita, ma questo è già qualcosa che non abbiamo ancora affrontato, mi può capitare di mettere in atto un comportamento che non è mio, che di nuovo nasce da questo accordarsi con qualcosa che ha una, come dire, plafond di profondo, come dire, rispetto verso ciò che esiste in quanto esiste e che però si sfaccetta nei comportamenti adattandosi a quell'individuo per quella situazione in con quelle caratteristiche. Il comportamento del Cristo di fronte ai farisei lo esprime ben chiaro. C'è un atteggiamento di fondo comunque d'accoglienza, comunque di riconoscimento della loro radice, che però usa parole, usa metodi, anche violenti dal punto di vista delle parole che dice, usa linguaggio appositamente tirato fuori per dare due dimostrazioni, una in confronto a loro e quindi per scuoterli, l'altra in confronto degli altri per delegittimare una presenza, sepolcri biancati, tinta di apparenza e privata di una sostanza. Giusto? Sì, sì, sì. Cioè che ha effetto su di loro, ma che non parte da un'emotività, diciamo. Certo, anche se magari esprime quel momento certo. Di emotività. Ma non da un'etichetta, produce. Scusa, volevo dire. Non parte da un'etichetta, ma per li loro. Vede prede della propria mente, prede delle proprie trabocchetti. È chiaro quello che sto dicendo? Sì. Io so di stare, come dire, mettendo in atto tutto un discorso abbastanza complicato e inusuale per le menti, anche perché io sto già introducendo qualcosa di cui parleremo dopo, perché quanto più andiamo dentro questa prospettiva, tanto più la mente si abitua a un linguaggio diverso perché pian piano si impone. Cose in cui abbiamo accennato qua e là, anche nell'email, se vi ricordate, su chi è l'altro. Sì. E dall'altra parte c'è qualcosa che l'altro vi racconta, e di cui dovremmo parlare, di questo sì ampiamente, l'altro vi racconta che non è ciò che lui dice di sé, ma vi racconta cosa sempre semplice esserci.